Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Punto Nuovo Sport Show. Buon sabato 18 luglio 2020. Chi vi parla è Alessandro Montano, che come sempre vi dà il ben ritrovati nelle nostre due ore di informazione sportiva. Voglio subito salutare e ringraziare chi rende possibile la trasmissione oggi in versione polipo, perché me la passerà certamente il nostro editore Umberto Iariello, ovvero chi cura oggi la parte tecnica, Marco Giordano. Buongiorno Marco. Buongiorno poi anche al nostro capo ufficio stampa Valeria Cardillo, che come sempre si curerà di mandare nell'etere un po' tutti i nostri comunicati, quello che uscirà da questa trasmissione oggi veramente ricchissima, perché non solo faremo un po' il giro dei campi in quello che sarà il primo blocco di Punto Nuovo Sport Show, cercheremo di capire anche come si schiereranno tutte le formazioni in campo tra oggi e domani in questa 34esima giornata di Serie A, Napoli che sarà impegnato nella sfida interna contro l'Udinese, ma Napoli che sarà impegnato anche nel pomeriggio. Perché? Perché da quanto abbiamo raccolto, Fali, Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, tra gli altri, perché poi gestisce anche Nicola Maximovic, ma come spiegavamo prima nell'anticipazione della trasmissione, è uno di quei plenipotenziari del calciomercato mondiale che ormai ha stretto contatto con Aurelio De Laurentiis. Cosa abbiamo raccolto? Abbiamo raccolto che oggi è previsto un incontro con il patrono azzurro Aurelio De Laurentiis per discutere di cosa? Del futuro di Kalidou Koulibaly. Rabanani porterà l'interesse forte del Manchester City al patrono del Napoli e cercherà di ammorbidire le sue richieste. Sul tavolo però ci sono anche altri argomenti, come ha lavorato instancabilmente il nostro Marco Giordano. Al Napoli piace tanto il talento del Mallorca classe 2004, un po' il nuovo Pibe viene definito, Luca Romero, e che tra l'altro è sempre seguito da Fali Ramadani. E poi si parlerà anche del possibile approdo in azzurro di chi? Di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, perché nel momento in cui l'affare Osimhen dovesse saltare, il Napoli potrebbe svoltare sulle ex attaccante dell'Eintracht Francoforte. E poi resta da certificare il rinnovo di Nicola Maximovic fino al 2025. Umberto Chiariello, buongiorno. Che disastro. Perché abbiamo che disastro? Abbiamo perso pure Montano, anche lui ufficialmente nel mondo delle bugie. Primo, Giordano che lavora instancabilmente in natura è una cosa che non esiste. Secondo, alla parte tecnica Giordano, che Dio ci assista. Che Dio ci assista. Terzo, letteralmente. Letteralmente, non c'è dubbio. Terzo, da come hai parlato tu, sto Ramadani cambia il Napoli da così a così. Cioè, Victor Osimhen, già gli diamo i saluti, Pepe, ciao, stati bene, arrivederci, grazie. Però così si rischia funziona. Effettivamente un Pepe bis. A questo punto il Napoli dovrebbe farsi due domande sull'intavolare una trattativa con il Lille, perché una volta di riffe e di raffe alla fine finisce sempre male. Un è Pepe, un è sale, facciamo sale e pepe, così ecco. Giordano sta smettendo con la capa a terra di fronte a queste battute. Ce l'ho davanti, proprio nella testa del vetro che divide le due salette, esattamente. Speriamo, io l'ho fatto apposta per fargliela dare la testata, così se spacca il pelatone e il pelagugio finisce in ospedale. Sta continuando a dire sciocchezze. Come si chiama quel personaggio che vi siete inventati? Il cognato, o frate, cugino, persona, frate, cugino, è nato molto credibile. Sì. Dopodiché, mo Ramadani sta a Napoli. Sì, da quello che abbiamo raccolto, sì. Previsto un incontro oggi. Ecco i soldi Koulibaly. Ehi, stanno arrivando i dindini. Prima di fare il giro dei corrispondenti, che offerta porta? L'offerta del Manchester City. L'offerta del Manchester City cercherà di ammorbidire quelle che saranno le richieste di Aurelio De Laurentiis. Io lo so che dopo che il Tassi Losanna ha liberato il City con una multarella da 10 milioni, il primo brindisi l'ha fatto Aurelio De Laurentiis. Si sono convintissimo di questa cosa. Vabbè, insomma, ci divertiamo con questo mercato, ce ne stanno parecchie di cose da dire oggi. Fatti un bel giro. Sì. Sei pronto? Sono pronto, però prima in 30 secondi mi devi dire, situazione Osimhen, il giallo si sta infittendo giorno dopo giorno, te lo aspettavi un pochettino? Perché questo tipo di situazioni, specialmente con Lille, sono ingarbugliate, il presidente vuole i soldi. Il calciatore c'è un entourage composto da 842 elementi più coro e addetti vari, però non ci sono offerte inglesi, quindi
ho l'impressione che sia tutto un tirare sui soldi che vorrebbero spillare a Napoli. Mi hanno acchiappato un brutto cliente, perché bruttissimo, su questo Don Tellio non cede. Quindi vedremo, per me non è finita questa situazione, anche se certo il nuovo agente al momento di chiudere la trattativa mi mancava tra le tante cose viste, tra le tante cose che sono capitate al Napoli in questi periodi di calcio mercato. A proposito di Napoli, a proposito di Napoli Udinese in campo domani alle 19:30, Umberto, io e te poi ci ritroviamo più tardi con il resto dei nostri ospiti. Mi sposto dal collega di Calcio Napoli 24 Claudio Russo per capire anche le ultime di formazione in vista della partita di domani. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Buongiorno. Beh, innanzitutto possiamo partire dalle assenze, ovvero mancherà Giovanni Di Lorenzo che è squalificato, mancheranno Younes e Llorente che dovrebbero anche uscire dalla lista dei convocati, e chiaramente le scelte di formazione alcune sono obbligate per Gennaro Gattuso, come Elfie Usai sulla fascia destra. Dovrebbero esserci diversi cambi rispetto alla formazione che non è riuscita a battere il Bologna, e dovremmo rivedere dall'inizio quantomeno Mertens e Insigne per quanto riguarda il reparto offensivo, da capire la terza maglia se sarà l'appannaggio di Lozano, di Caglione oppure per un confermato Matteo Politano a centrocampo. Rivedremo Demme con Zielinski e Fabian ai lati per dare maggiore dinamismo contro la mediana 5 dell'Udinese. Chiaramente al centro della difesa rientrerà Kalidou Koulibaly, che a questo punto vorrà mettersi in mostra anche per la felicità del suo agente, che andrà a parlare con De Laurentiis per eventuali offerte all'estero. Prima di salutarti Claudio, 30 secondi anche con te, la situazione Osimhen con Calcio Napoli 24, state seguendo perfettamente tutti gli sviluppi della trattativa. Ieri il collega Bruno Galvan ci preannunciava un po' quelle che sarebbero state le strategie del Napoli, ovvero quello di far fuoriuscire magari nella sua opinione un altro nome per l'attacco, per far capire ad Osimhen non ci sei soltanto tu in quella posizione, stiamo valutando altri nomi. Che idea ti sei fatto e cosa ti risulta nelle ultime ore? Ma guarda Alessandro, possiamo dire che il Napoli è stato sfortunato, perché alla fine in questo momento l'unica offerta concreta per il Lille e per il calciatore è quella del Napoli. Poi è ovvio, se interviene un altro agente come William Davila, molto vicino a Jorge Mendes, che propone ma non concretizza in questo momento offerte dalla Premier che ovviamente sarebbero molto più alte di quelle del Napoli, e il club azzurro poco può farci. La questione sull'eventuale sostituto, sull'eventuale alternativa, che in questo momento ci risulta essere Luka Jovic, peraltro assistito da Ramadani, va a incastrarsi poi nel progetto tattico, perché Jovic è un giocatore diverso da Osimhen, e ieri da noi ci ho trovato il Corriere del Mezzogiorno faceva il nome di Parrow, e quello è un nome che si inserisce in quella falsa riga, però ovviamente parliamo di ipotesi. Il Napoli resta su Osimhen e vorrà aspettare. E poi ovvio, se nel momento in cui il calciatore non dovesse convincersi totalmente, e non lo ha mai fatto, a quel punto si verranno su delle alternative. C'è Jovic come primo nome, ma ce ne saranno ovviamente altri che ne usciranno nelle prossime settimane. Certo. Resta in questo momento la delusione per quella che era una trattativa praticamente chiusa e che lo stesso calciatore rischia di mandare all'aria. Grazie mille Claudio, come sempre, per essere stato con noi. Grazie Alessandro, un saluto a tutti. Nuovamente grazie al collega di Calcio Napoli 24 Claudio Russo. Tra un po' ci spostiamo anche in casa Udinese per capire come arriverà la partita contro il Napoli, la formazione di Gotti. Formazione di Gotti che contro la Lazio ha fatto vedere 90 minuti di grande livello, ha rischiato addirittura di vincerla nel finale con un Rodrigo De Paul scatenato. Udinese che quindi sta vivendo tutto sommato anche un momento di forma molto molto positivo. La classifica magari non è così rilassata, così serena come vorrebbe il tecnico friulano, soltanto 6 i punti di distacco dal Genoa 17esimo, che ha un punto dalla zona salvezza, quindi il margine è ampio ma non così tanto da poter considerare blindata la classifica dell'Udinese. Monica Tosolin, collega che segue da sempre le vicende dei friulani, quante stupidaggini dico nell'affermare che l'Udinese verrà a Napoli anche e soprattutto per blindare la classifica e per dare continuità a quelli che sono stati 90 minuti di altissimo livello contro la Lazio?
Ma non è una stupidaggine il fatto che l'Udinese verrà a Napoli per almeno cercare di dare continuità alla prestazione con la Lazio. Poi per quanto riguarda i punti, l'Udinese sa che non è che li deve fare a Napoli oppure nella partita successiva con la Juve, ma ci sono tre partite finali, quelle con Cagliari, Lecce soprattutto e Sassuolo, dove lì dovranno arrivare i punti. E il margine dalla terz'ultima di 7 punti non fa stare tranquilli ovviamente i friulani, che comunque cercheranno a Napoli di muovere la classifica. Il punto è che sarà difficilissimo, perché Gotti già purtroppo ha una rosa, diciamo così, risicata, ridotta nel mercato di gennaio. E a Napoli si trova anche senza gli due infortunati in più, che sono Iaialo e Teodor Cic, quindi se lui decide di utilizzare tutti i titolari, di fatto in panchina deve portare giocatori della primavera per quanto riguarda, sì, le parti del centrocampo e dell'attacco. Quindi è chiaro che l'Udinese, insomma, non arriva nelle condizioni migliori al San Paolo. E nelle condizioni così che vanno un po' riviste anche per le tante assenze, ricordavi quelle di Teodor Cic e c'è anche quella di Mandragora, che comunque è un lungo degente, a, esatto, questo punto quale 11 possiamo immaginarci per la formazione contro il Napoli? Io direi, se Gotti insiste col 3-5-2, l'11 è quasi obbligato ed è quello composto da Musso in porta, Becao, De Maio, Nui, Pink in difesa. Nui Pink potrebbe essere sostituito da Samir, però difficilmente, perché per Gotti, diciamo, è il direttore d'orchestra di dietro. E in mediana Larsen, De Paul, Wallace, Fofana e Sema, e in attacco gioco a forza Lasagna e Nestor Orchi. Grazie mille Monica, come sempre. Grazie a voi, buona giornata. Nuovamente grazie alla collega Monica Tosolini. Io in questo momento poi c'è anche da fare un piccolo cappello a quella che sarà la partita di lunedì tra Juventus e Lazio, partita che non tratteremo nell'appuntamento di oggi, avremo modo di approfondirla poi nell'appuntamento del lunedì, partita che sarebbe dovuta significare tanto dal punto di vista dello scudetto, invece ci sono adesso praticamente 8 punti di distacco tra la Lazio, che ormai è quarta in classifica, la Juventus è sempre più prima. Match di cartello però della prossima giornata sarà anche Roma-Inter, partita tra la seconda e la quinta in classifica, partita che come sempre ha un grandissimo fascino. Inter che vuole dare continuità all'ottima partita vista anche contro la SPAL, Roma che non vuole fermarsi dopo la vittoria contro il Verona. Francesco Iucca, calciomercato.it, ovviamente partita importantissima per Fonseca, che spera di rilanciare Zaniolo dal primo minuto. Buongiorno. Francesco, facciamo un po' di difficoltà nel sentirti, però se riesci magari a spostarti in una zona in cui il tuo telefono è maggiormente coperto, proviamo adesso. Sente meglio? Sempre un po' a strappi, ma ti sento molto meglio. Prego. Proviamo un attimo a ripristinare il collegamento con Francesco Iucca, a volte le linee telefoniche fanno un po' le bizze e dobbiamo sempre stare lì attenti nel ripristinare il collegamento. Dicevo, Roma che vuole dare continuità alla vittoria anche in settimana contro il Verona, Fonseca spera di rilanciare comunque Zaniolo dal primo minuto, che è stato uno dei grandi ritorni, è stata una delle piccole fortune forse del post coronavirus, senza l'emergenza pandemica probabilmente Zaniolo avrebbe saltato con ogni ragionevole certezza anche l'europeo che era in programma quest'estate, invece con lo stop, con l'emergenza pandemica è riuscito quantomeno a recuperare uno dei giocatori più importanti della propria rosa. Tra l'altro questo sarà un turno veramente molto molto importante, perché poi non solo c'è la partita tra Juventus e Lazio, non solo c'è la partita tra Roma e Inter, ma c'è la partita anche tra Genoa e Lecce, una partita veramente molto molto importante dal punto di vista della salvezza. È un po' uno spareggio, perché il Genoa è a 31 punti se non vado errato, è a 30 punti, pardon, Lecce a 29, sarà una di quelle partite dove veramente importerà tantissimo, nessuna delle due squadre vorrà sbagliare un colpo, perché è una di quelle partite che veramente possono cambiare la stagione dell'Inter. Non so se può cambiare invece nella partita contro la Roma. Luca Leoni, buongiorno.
Buongiorno a tutti, sì, può cambiare, nel senso che poi comunque bisogna dipendere dalla Juventus, perché è la Juventus che poi detiene il pallino del gioco in mano. Se dovesse perdere la Juve sarebbero comunque possibili da recuperare, perché ricordiamo che l'Inter ha comunque gli scontri diretti a svantaggio, a sfavore, e quindi sarebbero comunque un punto in più rispetto a quelli sulla classifica. Prima di andare con la probabile 11 dell'Inter, andiamo anche un po' a bozzare quella che potrebbe essere invece la probabile 11 della Roma, 3-4-2-1 con Paolo Lopez tra i pali, Mancini, Bagnez e Kolarov in difesa, Bruno Perez, Veretout, Cristante, Spinazzola alla linea 4, poi Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. È chiaro che ci sono ancora anche tanti ballottaggi in casa Roma, può trovare una maglia titolare di Avarà, può trovare una maglia da titolare Cristante, prima accennavamo anche alla speranza di ritrovare un minutaggio molto importante anche per Nicolò Zaniolo. Invece Conte sembra avere più o meno le idee abbastanza chiare, gioco forza anche le assenze che dovrà calcolare il tecnico nerazzurro. Sì, idee abbastanza chiare, ma alcuni dubbi rimangono, perché vabbè, ovviamente ci sarà Handanovic tre pari nel 3-4-1-2, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, poi sul centrocampo qualche dubbio rimane, perché a destra sarà Candreva, Brozovic, potrebbe rientrare Barella, quindi a metà campo insieme in ballottaggio con Gagliardini, poi Young confermatissimo sulla sinistra, oramai quasi un giocatore imprescindibile. Sulla tre quarti un dubbio che potrebbe venire è quello Eriksen o Borcavalero. Al momento è in vantaggio Borcavalero, però si sa che Antonio Conte ama stupire, è possibile che Christian Eriksen giochi dal primo minuto. Davanti al momento Lautaro Martinez e Sanchez rimangono favoriti, però Lukaku è pronto e potrebbe recuperare anche dal primo minuto. Bisognerà capire anche poi dagli ultimi allenamenti, dalla rifinitura, però Lukaku, che ieri si è allenato a parte, oggi dovrebbe ritornare in gruppo. Quindi in percentuali, diciamo, per due maglie da titolare, se la giocano in tre, quali sono le tue percentuali al momento? Allora, qualora dovesse esserci Lukaku disponibile, Conte lo farebbe giocare senza un paio di dubbio, perché è un elemento imprescindibile per lui, e a fare le spese dovrebbe essere Alexis Sanchez, quindi Lautaro è sicuro del posto, diciamo Sanchez 50-50 con Lukaku, dipenderà sicuramente solamente dalle condizioni fisiche del belga. Grazie mille Luca, come sempre. Grazie a voi, un saluto e una buona giornata. Nuovamente un saluto. Per chiudere poi ci spostiamo su quello che sarà il match invece del Milan, impegnato proprio contro il Bologna, che ha pareggiato 1-1 mercoledì scorso contro il Napoli. Milan in grandissima forma in questa seconda parte di stagione, è inciampato soltanto a Ferrara contro la Spal in una di quelle partite che capitano un po' maledette, nonostante la Spal poi si sia fatta rimontare clamorosamente di minuti di recupero con l'autogol un po' goffo di Vicari, ma è anche un po' la crudeltà del calcio, la crudeltà che soltanto questo sport a volte sa regalare. Spal che si incrocerà proprio con il Brescia in questo strano match, dove praticamente in palio ci sarà soltanto l'orgoglio, due formazioni che attendono soltanto la matematica certezza della Serie B. Il Milan invece proverà a sorpassare il Napoli, sperando, tifando in cuor proprio il miracolo da parte dell'Udinese in quel del San Paolo. Martin Sartorio, calciomercato.it, quanto ci crede Pioli nel sorpasso al Napoli, e soprattutto quanto possono dar fastidio le voci sul suo futuro in vista di una partita comunque molto importante come quella contro dell'ex Mihajlovic? Buongiorno. Allora, ma penso che Pioli abbia fatto il callo, come si suol dire, sulle voci di calciomercato, perché ormai si susseguono da quando praticamente si è insediato, quindi non sono un problema. Milan punta, più che al Napoli, punta alla Roma, perché il Napoli, avendo vinto la Coppa, influenza la sua posizione, quindi fare il tifo pure per l'Inter. Per quanto riguarda le scelte di Pioli per la partita di stasera, la formazione appare abbastanza delineata, perché tornano i titolari, torna Kalemakers dalla squalifica, e soprattutto tornano Rebic e Bennacer, che hanno riposato almeno inizialmente contro il Parma, e sono, come sappiamo, due pedine fondamentali, come Zlatan Ibrahimovic, che nonostante l'età non riposa mai, e a Cancelanoglu, che è un punto fermo al pari di Kiar, Romagnoli e Teo Hernandez, e che sì, inamovibili come Donnarumma. L'unico ballottaggio vero e proprio è sulla destra, terzino destro, Conti Calabria,
che è pure un ballottaggio quasi di calciomercato, perché entrambi a fine stagione potrebbero lasciare, certo, se dovessero avere offerte. E poi Bonaventura insidia Telemakers, e poi la formazione è quella che vi ho appena detto. Un po' la solita, un po' la solita. Grazie mille, sì, Martin, sì, come sempre. Grazie a voi, una buona giornata. Tra pochissimo non solo l'edito nuovo di Umberto Chiariello, ma tra poco ci collegheremo con il vicepresidente della UEFA, Michele Uva, perché attenzione a quello che potrà succedere per Barcellona-Napoli. Stanno aumentando i contagi di Covid-19 in Catalogna, quindi attenzione a quelli che potrebbero essere i scenari in Champions League. Tra pochissimo. Che riprende dall'edito nuovo di Umberto Chiariello. Umberto, ci sei, vero? Non è che mi fai come Osimhen, che poi scompari, riappari, scompari, riappari. Ci sei sempre. Allora, il momento. Dipende da Giordano in regia, sì, il nostro bullus. Dipende tutto sommato da lui. Se gli gira, magari ci chiude il microfono e va avanti da solo. Però potrebbe accadere. Attenzione, arrivano minacce. È peggio di Ramadani. È il momento delle riflessioni del nostro direttore sul momento del calcio italiano. Il dito nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Se uno ci riflette un attimo, viene perfino da sorridere quanto insipiente sia stata la gestione di questo campionato da parte dei concorrenti della Juve. L'Inter, senza gli scontri diretti, oggi sarebbe perfino a pari punti della Juventus, perché ne ha persi 6 su 6 nei confronti diretti. E l'Inter ha perso 1.000 occasioni in non so quante partite sbagliate. L'Inter è una squadra forte. L'unica squadra che è venuta a Napoli, ha dominato e meritava di vincere in Coppa Italia, è stata l'Inter. Perché il Napoli quest'anno è stato terra di conquista, il San Paolo. Ci sono venuti a vincere praticamente tutte, dal Lecce alla Fiorentina, al Bologna, al Parma, quante ne volete. Ma l'unica squadra che veramente ha messo il Cagliari, eccetera, l'unica squadra che veramente ha messo sotto il Napoli non è stata l'Atalanta, che a San Paolo è stata graziata da Giacometti, è stata l'Inter nella semifinale di Coppa Italia, dove Ospina si erse a grandissimo. Quest'Inter, che è una squadra forte, ha buttato via un campionato. A me le falsità non piacciono. Conte può fare secondo come quarto, perché è magmatica la situazione tra secondo, terzo e quarto posto. Ma dovesse fare secondo a pochi punti dalla Juve, verrebbe osannato, e invece si deve dare i mozzichi sui gomiti, come diciamo nel Napoli. Se oggi l'Inter gioca prima della Juve, mette pressione alla Juve con una vittoria sulla Roma e va a 3 punti, questa Juve, che mentalmente non è la solita cannibale, potrebbe soffrire. Pensate a che siamo arrivati. E pensate che in coda tutti hanno già cantato il De Profundis al Lecce. Ma vi rendete conto che il Lecce gioca meglio fuori casa? E se va a vincere a Genova, di che parliamo? Perché poi tutti pensano che il duello sia Genova-Lecce, ma non è mica vero. L'Udinese farà 0 punti tra Napoli e Juventus, probabilmente. E a quel punto si gioca la partita con Lecce. Il Lecce ha 2 match point. Il suo destino ce l'ha nelle sue mani, perché se batte il Genoa-Udinese, il Lecce si può salvare, altro che funerale. Poi, che sia la più probabile indiziata retrocessione da un punto di vista statistico, ci sta. Ma attenzione alla banda di Verani, perché quella gioca a calcio e gioca meglio di Udinese e meglio del Genoa. Quindi non diamo già sentenze precostituite e non creiamo i soliti idoli. Gente come Ancelotti e come Conte gode di troppa buona stampa, al di là dei propri effettivi meriti. Questo è il tuo editoriale, Umberto. Velocissimo stop and go e torniamo con i nostri ospiti. Aspettare i saldi per una giornata speciale di shopping. Le promozioni d'estate sono già arrivate a MacArthur Glen La Reggia Designer Outlet. Approfitta ora di imperdibili riduzioni fino al 50% sui nostri prezzi outlet. Scopri le offerte su lareggiadesigneroutlet.it.
Sport Show. Che riprende, Umberto, intanto prima di, siamo nell'attesa anche di un ospite molto molto importante come il vicepresidente. No, prendere un caffè Marciccio. Non ho capito, Umberto, perdonami. E nell'attesa uno si prende un caffè, magari al Barciccio. Al Barticcio, sì. Dove fanno lezioni di Masaniello. Sì, 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 sì. Questa è un'altra che Marco Giordano stavolta però sta colpendo il mixer anziché il vetro della regia. Noi siamo in attesa di collegarci con il vicepresidente della UEFA Michele Uva, mi arriva anche il cenno di Marco Giordano e allora è veramente un privilegio, un onore tornare ad ospitare sulle nostre frequenze il vicepresidente della UEFA Michele Uva. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Direttore, a te ovviamente l'onere della prima domanda. Io sono stato costretto non solo a leggere un libro di Uva, ma a fare anche ginnastica attiva per leggere quel libro, perché erano 22 kg alto un metro e mezzo, cioè un libro gigantesco addirittura, molto, molto interessante. Uva lo conosciamo, è stato uno dei dirigenti più avveduti dello sport italiano, a Matera con le ragazze ha fatto dei miracoli a livello europeo, insomma siamo ben rappresentati in Europa, però noi, e da un rappresentante così importante, vogliamo capire, ma il Napoli gioca a Barcellona o va a giocare a Oporto al Guimarães? Presidente, innanzitutto grazie, mi ha turbato un po' la mia storia. Il Napoli in questo momento ufficialmente va a giocare a Barcellona, perché ovviamente non ci sono, cioè, è stato deciso di stare così, se in questi giorni non dovessero intercorrere delle diverse norme che vietino di giocare in Spagna, cosa che non penso che possa accadere, speriamo tutti che non possa accadere, che giocheranno le seconde partite, saranno giocate come regolarmente nella sede delle squadre che hanno giocato la prima partita in trasferta. Però avete un piano di riserva, sì. Avete già predisposto un piano di riserva. Mi risulta che qualora dovessero saltare le sedi nazionali per motivi di pandemia, voi avete in Portogallo, avete già predisposto anche gli ottavi volendo. Beh, ci sono varie, ovviamente ci sono varie soluzioni che sono tutte di backup rispetto alla soluzione che vi raccontavo prima, che è quella che è sportivamente più coerente, e sicuramente la seconda opzione però dovrebbe dire che chiudono Andrea della Spagna, dovrebbe andare in lockdown. Ora noi tutti non ci auguriamo che accada, perché pensiamo che il vantaggio sportivo non sia correlato a una tragica situazione di ritorno in lockdown, ecco. Però diciamo che ci sono le varie opzioni. La prima è quella che Juventus, Barcellona, Manchester City giocano le proprie partite in casa. Anche senza pubblico, ovviamente. La sentenza del TAS sul Manchester City ha fatto molto rumore. Perfino uomini di campo come Klopp e Mourinho hanno gridato allo scandalo. La trova così scandalosa? O rende così vano il lavoro della UEFA, che sta cercando da anni di imporre non solo il fair play finanziario per riportare i conti in ordine, che erano veramente sballati, ma anche per ridurre il gap tra le prime e le altre, dove le prime possono immettere risorse anche in modo un po' anomalo, diciamo così. Io non posso, io sono il presidente della commissione sul financial fair play e sulle licenze UEFA, qui però sono una persona, diciamo, che legifera insieme, ovviamente propone le leggi il governo, che sarebbe il comitato esecutivo, approva. Sono i documenti, sono andati nelle mani di giudici, ci sono dei percorsi, diciamo, di analisi di processo, che ovviamente hanno anche la difesa, hanno detto così. Ovviamente io sono l'ultima persona che può commentare una sentenza di giudici, per di più quelli del CAS, perché è un tribunale arbitrale, quindi non posso entrare nel merito. Chiaramente il financial fair play fino ad oggi, la UEFA non è la prima volta viene smentita dal CAS. Beh, non è questione di essere smentita, e non è la UEFA che viene smentita, perché chiaramente tutto il percorso viene analizzato da
due camere che sono giudici indipendenti, che vedono le carte e giudicano se c'è o meno. Poi chiaramente c'è l'appello che è in questo momento al CAS si va, e il CAS legge tutte le carte, conferma, ci sono tantissime sentenze, anzi molte di più, che sono state confermate. Quindi succede, io ripeto, non ho letto le carte del legislatore europeo, diciamo, calcistico, giusto? E come non ho capito? Dico, lei è un legislatore calcistico sì, europeo, a livello europeo, perfetto. Avete pensato a mettere argine con qualche norma al fenomeno delle plusvalenze, che sta diventando l'architrave di cartone su cui si fondano i bilanci delle più grandi società europee? Ma il financial fair play è sempre in evoluzione. È stato creato agli inizi intorno al 2011, quindi nel 2011 avevamo delle situazioni in Europa differenti economicamente, da un punto di vista economico finanziario, di quelle di oggi, nel senso che c'è un'evoluzione del sistema calcio, e quindi anche il financial fair play deve seguire quelle che sono le anomalie che il sistema stesso produce. Ci sono degli uffici preposti che studiano, la mia commissione analizza le nuove proposte, ma è normale che il financial fair play non è uno strumento statico, ma uno strumento dinamico, però chiaramente c'è la necessità di affrontare gli argomenti, di studiarli e poi quelli di legiferare, e legifera il comitato esecutivo su proposta della commissione. Però è un sistema che ha prodotto grandissimi benefici, se vogliamo ricordare che quando si è partiti il sistema perdeva 1,7 miliardi di euro, in questo momento il sistema produce utile per circa 600 milioni di euro, quindi si è recuperato un gap. Lei dice benissimo, questi dati li ha riportati l'altro giorno da noi intervistato il dottor Lago, il professor Lago, che ha detto: guardate che questa polemica su il fair play, il financial fair play è morto, perché molti giornali hanno titolato perfino così, non è giusto dirlo perché ha prodotto grandi risultati. Però molti analisti hanno detto, da un lato sicuramente ha prodotto risultati positivi, perché uno degli obiettivi era ridurre le perdite e magari arrivare agli utili. Da questo punto di vista siete stati bravi, per carità, ma c'era un secondo obiettivo, quello della ridistribuzione delle risorse, quello di rendere competitivi più città, non solo sempre le solite. Da questo punto di vista ci siete riusciti poco. Beh, sono entrati solo due grandi dall'Unione Europea, che sono con gli arabi dietro, che sono anche quelli che hanno fatto le cose più ardite. Cerchiamo di capire cos'è il financial fair play. Il financial fair play non è l'organismo che ridistribuisce le risorse. No, questo così lo chiariamo. Il financial fair play è solo uno strumento che controlla che una società può spendere sul mercato quello che introita. Questo perché? Perché non devono esserci casi in cui società non pagano altre squadre, in cui sono società che non pagano i propri giocatori. Quindi è un sistema che controlla l'equilibrio economico-finanziario dell'intero movimento, non è l'organo che distribuisce le risorse. Quindi questo voglio che sia chiaro. Quello che distribuisce le risorse è un altro organo, però non ricacciamo sempre le competizioni europee come il sistema, le competizioni europee, quelle che creano disparità. Nei bilanci delle società, gli introiti da competizioni europee incidono circa l'11%. Questo vuol dire che l'altro 89% è prodotto dalle società con vendita di giocatori, con marketing, con attività commerciali, con stadio, con ricavi. Quindi l'Europa, i ricavi delle competizioni europee incidono veramente pochissimo, l'11%. Non è che distribuendo questo 11% si determina
un equilibrio del sistema. È una questione di molto matematica, molto semplice da capire. È vero che ci sono società che hanno sviluppato i propri ricavi. Se pensiamo che il Barcellona all'inizio degli anni 2000 fatturava meno di 5 squadre italiane e oggi fattura 4 volte più di alcune squadre italiane, comprenderemo che questo percorso non è stato creato dalle competizioni europee, bensì è stato creato dalla capacità di queste squadre di sviluppare le proprie attività commerciali nella propria nazione, così come e soprattutto all'estero. Presidente, prima di salutarla, un altro paio di considerazioni. È chiaro che dobbiamo anche gettare un po' lo sguardo a quella che sarà la prossima stagione, perché la prossima stagione sarà comunque un'annata molto particolare che dovrà fare i conti con... molto impegnativa. Si parla tanto di inizio dei campionati nel mese di settembre, però Aurelio De Laurentiis, che lei conosce molto bene, ci ha dato un indizio, tra virgolette, nella presentazione del ritiro. Cercherò di spostare, di parlare con qualcuno in Lega, perché se partiamo il 12-13 settembre, l'8-9 di fatti si gioca con le nazionali, questi ragazzi ma cosa si allenano? Allora qual è l'ipotesi? Quella di partire verso ottobre? Se si riparte verso ottobre, la stagione europea che ritmi avrà, che solitamente parte intorno alla seconda settimana di settembre? Beh, sapete che la UEFA penso che si sia comportato in questo periodo con grande senso di responsabilità, oltre che chiaramente leadership nel cercare di trovare soluzioni anche a quelle a livello nazionale. L'inizio del campionato è una cosa che spetta alla Lega di ogni nazione e alla federazione di ogni nazione, quindi non spetta la UEFA. La UEFA quello che ha fatto, ha spostato l'inizio delle competizioni europee a metà ottobre, quindi dopo diciamo circa intorno al 20 di ottobre, quindi l'ha spostato già di un mese, così come sapete ha spostato l'europeo di un anno. Quindi le competizioni europee inizieranno, tranne chiaramente qualche turno preliminare, che spesso chiaramente non tocca le squadre italiane, soprattutto per quello che riguarda la Champions League, la spostate di un mese in avanti. I campionati nazionali, questa domanda andrebbe fatta ad Alpino o a Gravina, perché ovviamente sono loro che in qualche modo decidono queste date. Noi spostando a metà il 20 di ottobre le competizioni europee, penso che abbiamo dato un ulteriore spazio per fare in modo che i campionati nazionali potessero riniziare regolarmente, però quando e come lo decidono le leghe e la federazione nazionale. Umberto, un'ultimissima anche per salutare il presidente, che ringraziamo. È una domanda che ho da tempo e dottor Lua è la persona probabilmente più giusta per sapere se ha anche lui un'idea del genere. Ma l'idea di far diventare la UEFA un po' come l'NBA, in cui si ragiona per sistema e si arrivi a un salary cap vero. E nell'NBA ci sono state le grandi dinastie, per l'amor di Dio, i Celtic, Boston, i Warriors attualmente, precedentemente i Chicago Bulls e quanti altri, i Lakers, però c'è la capacità di portare alla vittoria sempre squadre diverse, il che rende appetibile la competizione, vendibile, e i tifosi sono più partecipi. In Italia sono 9 anni che vince la Juve, in Germania sono 7 anni che vince il Bayern, in Spagna sono sempre loro due, giusto l'Inghilterra ti dà quel briciolo in più di adrenalina. Nella Champions sono sempre le stesse a vincere. Un salary cap dovrebbe essere l'architrave, la base su cui fondare un ragionamento di competitività allargata. Lei non crede che si possa arrivare a questo? Presidente. Sì, ci sono tante attività che possono essere fatte per cercare di riequilibrare il sistema, anche se come ho detto prima, la prima delle attività deve essere la capacità delle società di produrre maggiori ricavi con strategie, con proprie strategie. Il salary cap è un qualcosa che può essere applicato, ma solo se viene esteso a tutti i campionati europei, perché non è corretto che un salary cap sia prima su un
no, sulle squadre di un campionato e non quelle di un altro. Non ha senso, solo se a livello europeo ha senso, non ha senso delle sì, cioè solo se tutte le federazioni, solo se tutte, però sapete che le regole a livello nazionale vengono prese dalle varie, dalle singole federazioni e dalle singole leghe federazioni, quindi la UEFA non può imporre un salary cap nelle competizioni nazionali, la UEFA può creare un sistema ed è allo studio dei sistemi che possono quello che in inglese si chiama competitive balance, nel senso la competitività, il ribilanciare la competitività. È chiaro che tutte queste norme sono ricomprese nello studio che si sta facendo sul prossimo, cioè sull'evoluzione del financial fair play e delle licenze nazionali, però pensare che 55 federazioni contemporaneamente in tutta Europa applichino lo stesso salary cap, al momento la vedo una cosa difficile. Ripeto, nel legiferare a livello nazionale legiferano le singole federazioni. Noi il problema ce l'abbiamo presente, che stiamo lavorando, che fa un capitolo intero, un pilastro della strategia che abbiamo sviluppato a livello di UEFA per il prossimo quadriennio, che parla proprio di come ribilanciare la competitività. È chiaro che è un argomento che sta a cuore ai tifosi, ai media, ma sta a cuore anche a noi che ci viviamo dentro. Sì, è un modo anche per vendere il prodotto, perché così diventa anche più difficile da vendere, no? Dobbiamo salutare il presidente. Sì, chiudo dicendo, sì. Mi sembra che la Champions League sia probabilmente uno di quei campionati ogni inizio stagione non si sa chi vince, non c'è un favorito, no? Per questo poi ed è forse oggi la competizione calcistica a livello mondiale più incerta, perché se tutti pensavano a un super Liverpool in Champions, come sapete tutti è uscita agli ottavi di finale. Quindi mi sembra che ci sia questo tipo di competitività a livello internazionale e a livello europeo. È chiaro che bisogna mai fermarsi, sempre studiare quello che avviene per fare sempre meglio. Perfetto, grazie mille presidente, grazie, davvero grazie, è stato tanto. Un onore e un privilegio ospitarla nelle nostre frequenze, con la speranza poi di risentirci quanto prima. Anche mio, grazie a voi che trattate gli argomenti in modo straordinario. Grazie mille, questo è veramente un complimento che ci appuntiamo al petto. Grazie mille nuovamente al vicepresidente della UEFA, Michele Uva, persona veramente straordinaria, visionaria, Roberto, anche molto molto trasparente nel risponderti. Cosa? Perdonami? Ti ho sentito come appunta il petto? Si appunta il post-it sul pelatone di Giordano. Sì, ce l'appuntiamo. Piuttosto, lì. Fatemi dire una cosa: dobbiamo fare un in bocca al lupo di prontissima guarigione, ma è una robetta da niente, perché Rocco Pandan con Roccia, il nostro editore, uno dei nostri due editori, sta subendo un piccolissimo, no, una rivisitazione per essere ancora più performante, così come ama dire lui, quindi gli facciamo l'in bocca al lupo, Umberto. A me, ovvio, in bocca al lupo. Il nostro Rocco Orcioli, editore straordinario, perché ha avuto solamente un difetto alla vita, beccarsi Marco Giordano. E sarà felicissimo di sentire il prossimo Stop and Go prima di continuare con i nostri ospiti. Che riparte dando il ben ritrovato ad una delle firme più prestigiose del nostro giornalismo, come quella di Giancarlo Padovan. Buongiorno Giancarlo. Ciao, buongiorno, grazie, un saluto a tutti. Giancarlo, poco fa abbiamo avuto il privilegio di poter ospitare sulle nostre frequenze Michele Uva, vicepresidente della UEFA. Tra i tanti temi il nostro direttore l'ha un po' stuzzicato su quello che potrebbe essere un'ipotesi molto molto simpatica del salary cap, per abbassare quelli che sono in questo momento anche un po' le spese forse troppo esose del calcio italiano, del calcio europeo. Più che abbassare significa per rendere equilibrata anche la competizione. Sì, perché tu non ti puoi più permettere un po' come sistema cestistico dei roster da 700 milioni di stipendio a fronte di roster da 50. Esatto. Giancarlo, che idea ti sei fatto di un'ipotesi del genere? Soprattutto è un'ipotesi, una soluzione che potrebbe migliorare anche la competizione non solo in Europa ma poi nei campionati nazionali? Sì, io sono favorevole naturalmente, perché è un'idea democratica, equa della competizione,
e assicurerebbe alla competizione nazionale o internazionale la possibilità che a vincere fossero più di una, o non fosse solo il denaro la leva, o i fatturati o quello che si vuole, comunque tutto è riconducibile al denaro, la leva che fa la differenza tra varie società. Il problema è se la vogliono introdurre, perché sai, se guardiamo la fine che sta facendo il fair play finanziario, temo che anche per la salary cap ci sia poca speranza, nel senso che la UEFA, secondo me giustamente, sanzionato una società come il Manchester City, come ne aveva sanzionate altre in passato, ben guardandosi però dal sanzionare il Paris Saint Germain, cosa per me incomprensibile, e il TAS ha cambiato la sentenza e ha mandato tutti liberi, e quindi tutti possono fare tutto. Io dico, se il prodromo è questo, povero salary cap, che sarebbe invece una grande soluzione sia in Italia, cioè nei campionati nazionali, diciamo, sia in campo internazionale, perché è chiaro che se tu puoi spendere di più, difficilmente arrivi dietro a chi spende di meno. Poi può anche capitare, ma è un caso, non è una tendenza. E invece i campionati hanno credibilità, hanno più credibilità, sono più avvincenti se mettono nelle condizioni più squadre di partecipare, più squadre di vincere. Ti faccio un esempio che è abbastanza clamoroso. Nell'NBA americana, dove vige il salary cap con delle regole particolari, complicate e molto ferree, i Golden State Warriors, freschi campioni, perdono nella stagione dei record, dove battono ogni record di vittoria nella regular season, perdono con Cleveland di LeBron James l'anello ai playoff. E lì lo perdono subendo una rimonta. Cosa fanno i Warriors? Riescono a comprare il più grande giocatore del mondo dopo LeBron, cioè Kevin Durant. Ma per poterlo comprare, il grande Stephen Curry ha dovuto rinunciare ai soldi, e la squadra quasi quasi ha fatto una colletta, nel senso che si sono abbassati il salario per consentire di far entrare Kevin Durant nel salary cap. Quando questi, i Big Three, sono diventati Big Four, hanno vinto di nuovo l'anello per 3 volte in 4 anni, potevano attrarre qualunque giocatore al mondo in una competizione libera, aggiungere un quinto big, e avrebbero vinto per 10 anni se non ci fosse stato il salary cap. Invece col salary cap loro non l'hanno potuto fare, e questo ha consentito nel frattempo, grazie al fatto che loro hanno il draft eccetera, la possibilità di scegliere sulla base che chi è ultimo sceglie per primo, alla fine i Golden State hanno chiuso la loro dinastia con solo 3 titoli in 4 anni. In Italia siamo a 9 titoli juventini, salvo suicidi dell'ultima ora. No, è una roba insopportabile. Il suicidio può esserci. Il suicidio è possibile. Quindi sono 8 per ora. Il suicidio è possibile. Dimmi, aggiornami. No, io sono sempre stato dall'inizio della stagione pro Inter, e ho sempre pensato Inter. Però se devo essere quante occasioni ha buttato già oggi se c'è una squadra che merita più della Juve di vincere il campionato, è l'Atalanta, non è l'Inter. E io dico, attenzione, che l'Atalanta di qui alla fine potrebbe vincerle tutte, compresa la gara con l'Inter, ultimo di campionato, perché è un calendario abbordabile. Il più abbordabile, hai ragione, ce l'ha la Juventus, e quindi dovrebbe fare un suicidio multiplo per perdere il campionato. Però, 20, il 5 maggio abbiamo visto che una squadra terza in classifica, che aveva 6 o 7 punti di svantaggio rispetto all'Inter, era la Juve, vinse il campionato. Quindi di suicidi ne abbiamo già visti collettivi. Sì, vero. E quindi potrebbero esserci anche stavolta. Mi dispiacerebbe, devo dire la verità, sinceramente, a voi magari meno, ma a me dispiacerebbe molto per Sarri, perché tutte le colpe, come già adesso è, finirebbero su di lui, e questo sarebbe ingiusto, perché come minimo se si perde, certo, cioè perde la Juve, perde anche la società Juve,
che non ha dotato Sarri di una squadra adeguata a lui e che non lo sta sostenendo nei momenti difficili. Perché cosa vuol dire Paratici e Nedved? Paratici e Nedved non sono la proprietà. Paratici e Nedved sono due dipendenti. Chi deve mettersi al fianco di Maurizio Sarri e dire in questo momento di difficoltà, forza, avanti, andiamo avanti con te, dovrebbe essere Agnelli. Ma siccome Maurizio Sarri è il frutto di un compromesso tra Agnelli, che non voleva più Allegri ma non voleva Conte, e Paratici e Nedved, che non volevano Conte ma non potevano prenderlo e non volevano più Allegri, allora il frutto di questo compromesso resta in mezzo a una strada. Resta in mezzo a una strada con un bel contratto fino al 2022, sì. Vediamoci, però sportivamente resta in mezzo a una strada. Direttore, grazie sempre per accettare il nostro invito. Grazie a voi che mi fate parlare e dire quello che voglio. Ciao, grazie. Grazie mille al direttore Giancarlo Padovan. Ci spostiamo subito da Claudio De Vito. Eccoci qua. Due domande ancora per Padovan. Dobbiamo andare, perché altrimenti Claudio De Vito la mannaia la dà lui a noi. Ci siamo. Giordano è vittima come me, diciamolo. Sì, confermo. Sono vittima di Claudio De Vito e di Alessandro Montano. Sono una vittima, Claudio. Marco non vede l'ora che arrivi io e metto un po' d'ordine. No, Giordano. Vabbè, vai Claudio, vai. Eccoci qua, allora tra pochissimo al pomeriggio da supereroi per parlare di calciomercato, il mercato dell'Avellino che cerca di prendere forma in qualche modo. Noi lo faremo con i nostri ospiti importanti, avremo con noi Ciro Polito, direttore sportivo della Juve Stabia, che ieri sera in rimonta ha battuto il Chievo e ha tirato una bella boccata d'ossigeno per quanto riguarda il discorso salvezza. Poi parleremo anche di altre realtà e oggi sarà il turno nuovamente della Turris, perché c'è il problema stadio. Allora avremo con noi il presidente Antonio Colantonio nel corso del pomeriggio da supereroi. Tanti i temi in salsa bianco-verde e non solo, tra pochissimo al pomeriggio da supereroi. Ciao ragazzi, buon lavoro. Buon lavoro Claudio, grazie per averci un po' anticipato quelli che saranno i temi del pomeriggio da supereroi, che parte su tutte quelle che saranno le frequenze di della provincia di Avellino. Noi per quanto ci riguarda ci ribecchiamo tra un paio di minuti per quanto concerne lo speciale Napoli. Restate collegati perché partiremo come sempre, come ormai ogni sabato, con le nostre note musicali. Che riprende quando sono le 14:03, chiedendo anche a Marco Giordano di bassare poco. Perfetto. E chiediamo anche di quello che in questo momento è il momento del Napoli. Io chiedo a Marco Giordano se siamo in questo momento pronti per il nostro prossimo ospite. Umberto, vengo da te per chiederti, anche prima di dare il buon pomeriggio a Fulvio Marucco, che come sempre ci viene a trovare il sabato per inondarci della sua cultura musicale. Umberto, 30 secondi, le tue sensazioni per Napoli Udinese. Non mi dire che Giordano è in grado di mettere anche la musica, è diventato polipo come te. Sì, è diventato ormai tutto fare. Polipo, e allora io a questo punto do il buongiorno subito a Fulvio Marrucco, importantissimo agente di mercato, che però da noi si diverte un po' come disc jockey. Buongiorno Fulvio. Avvocato, disc jockey. Fulvio. Ciao, buongiorno a voi, mi sentite? Ti sentiamo perfettamente. Fulvio, lascio nel menù di oggi. Esatto, lascio introdurre a te. Oggi propongo Rocketman di Elton John, un brano del 72, visto che identifico questo Rocketman in questo momento proprio in Gattuso, no? Un uomo che lascia tutto per partire verso Marte. E nonostante gli affetti e la famiglia eccetera, lui è lui solo nella sua battaglia professionale. Quindi Rocketman e Gattuso. Sì, così la vedo io. La stiamo sentendo. Beh, poi Elton John credo che sia uno dei poeti contemporanei più limpidi che abbiamo avuto, perché poi molto spesso musica e poesia sono abbinate. Io sono cresciuto, proprio la mia generazione è cresciuta con due brani di Elton John che fecero epoca, Daniel
e Crocodile Rock. Furono due brani straordinari, e poi Candle in the Wind in memoria della sua amica Diana, e storia comunque con John, e storia in generale. Tra l'altro, grandissimo tifoso e presidente del Watford, cioè è uno, sì, che mastica calcio. Presidente onorario ancora, sì. Presidente onorario. Beh, Elton John, rock inglese di quello buono. A proposito di rock inglese, allora proponiamo un brano dei Genesis per il Napoli che deve affrontare l'Udinese. Fulvio. Non abbiamo sentito, Fulvio, ti sentiamo un po' distante. Si chiama Timetable. Vediamo se ce l'abbiamo in archivio. È di Foxtrot questo brano? Sì, sì. Ah, l'album Foxtrot è uno dei più belli, assolutamente. Nursery Crime, Selling England by the Pound, Foxtrot sono tra i più belli album, secondo me, dei Genesis. Benissimo, ed è sono album pre Phil Collins, cioè i veri Genesis. Ok, concordo, andiamo avanti. Sono gli album di Peter Gabriel alla voce di e Peter al coro Phil Collins. No, per me i Genesis muoiono con l'andata via di Peter Gabriel, sinceramente. Veniamo a noi. Io c'ho un giocatore dell'Udinese che mi fa venire un'adrenalina rock, ed è Rodrigo De Paul. A te piace? Sì, è un giocatore che piace, che ha grossissime potenzialità, che lo si sta aspettando ad altissimi livelli da qualche anno. Credo che con la cura Gotti sia ritornato ai livelli degli anni scorsi. Tra lui e Fabian Ruiz, tu chi prenderesti? Sì. Giocano tutti e due mezzo alla destra attualmente. Sì. Fabian probabilmente ha maggiori potenzialità da esprimere, ma deve correggere dei momenti di amnesia che improvvisamente lo colgono nel campo, in verità. Non so fino a che punto, visto che sono ormai 2-3 anni che lo si attende al grande salto di qualità, bisognerebbe vedere una grande squadra, perché probabilmente con l'Udinese è compresso e quindi noi riusciamo appieno a comprendere le sue potenzialità, anche perché poi con l'Argentina in realtà è anche un tassello abbastanza importante, un jolly, uno che riesce anche a giocare addirittura davanti alla difesa. Gioca mezzala pura, ormai si è riconvertito, perché lui nasce, come ci è stato spiegato Andrea Carnevale, trequartista, poi esterno sinistro che si accentra, ora gioca centrocampista a tutto campo, perché hanno scoperto che sa far bene anche la fase difensiva. Perciò dicevo, ma se il Napoli vendesse per 80-90 milioni Fabian e lo prende per 40, secondo me ci guadagna da due punti di vista. Probabilmente sì, dal punto di vista finanziario, ma dal punto di vista anche del maggiore ordine in campo, e potrebbe far esplodere definitivamente questo giocatore, e sarebbe l'ennesimo colpo sull'asse di Napoli, perché ormai veniamo ai ricordi, però, perché noi con la musica associamo anche i tuoi ricordi. Io ne ho due nitidi con l'Udinese. Uno non è una partita, ma è un voto. È l'unica volta che Maradona in vita sua ha preso 3,5, glielo diede il grande Basileo. E la cosa divertente fu però che poi Diego andava cercando per tutta Napoli Basileo per menargli, lo portarono negli studi di Canale 34 per fargli far pace. E si vide la scena e di Basileo che correva avanti e Diego che lo rincorreva dietro fino a che per poco non lo attaccava al muro. Alla fine poi fu grazie agli uffici degli altri colleghi eccetera, fu evitata la mazziata a Basileo, ma l'unico 3,5 della carriera. Un 3,5 a Maradona ce ne vuole. Era chiaramente una grande provocazione, perché Basileo probabilmente è stato la penna napoletana di maggiore espressione, e il fatto che non si sia un po' come Giuliano, no? Il fatto che non si sia mai allontanato da Napoli sicuramente lo ha
lo ha limitato nella sua esplosione e nel ricordo e nell'immagine della gente, ma era un fuoriclasse della prima. E l'altro ricordo è nell'anno del primo scudetto, una ripunta clamorosa con Corradini, che quell'anno fu anche l'uomo della provvidenza, perché firmò due gol fondamentali con la Fiorentina e con l'Udinese, rimonte clamorose che portarono poi al titolo un 3-3 a Udine, se ricordo bene, o un 2-2. No, ma su questo io la ricordo benissimo, perché l'ho già raccontato questo. Io è una partita giocata a Udine, uno dei più brutti Napoli dell'anno dello secondo scudetto, una partita indecorosa fino al 40° del secondo tempo. Era appena entrato il piccoletto Gianfranco Zola, che si procura un rigore calciato credo al 42°, 43° da Maradona, e quindi 2-1, e in qualche minuto dopo, su di un cross credo proprio di Maradona, Zola di testa colpisce il pallone che viene parato dal portiere, ma il pallone rimane lì e arriva Corradini e mette la palla dentro. Io in quel momento ero agente di Zola e Corradini, pensate che ricordo io possa avere di questa partita. Ah, perché tu eri anche agente di Corrado, detto Corrado Corradini. È lui che mi ha introdotto nel calcio. Però. Ah, ecco, simpaticissimo Corradini, il ragazzo di grande simpatia umana. Perché avevamo, poi ecco, torna la musica, perché avevamo questa passione in comune, ogni tanto ce ne andavamo a trovare Pino Mango a Lago Negro, il povero Pino, e si suonava, ci siamo divertiti sulla musica grazie a Giancarlo. Fulvio, ma tra i tuoi assistiti chi era quello che aveva i migliori e i peggiori gusti musicali? Ma forse Gianfranco Zola sicuramente non è che sia un competente di musica, mentre proprio Giancarlo musica folk sardo poteva conoscere. No, un po' di musica classica, ha cercato di imparare il pianoforte, ma non è che sia un grande competente, mentre invece Corradini ti può cantare la suite di Foxtrot del lato 2 interamente. Ah, vedi. Cosa si scopre? A proposito di Corradini, io non dimenticherò mai l'intervista più divertente della mia vita, probabilmente. Fu proprio a Giancarlo, che tutti chiamavamo Corrado. Stavano uscendo dallo spogliatoio dopo Napoli Foggia 3-3 a San Paolo, a ritmi indemoniati. Lui aveva marcato Rambaudi, stranamente, messo di fronte a Rambaudi, e quel giorno macinò chilometri in una maniera impressionante. Lui uscì col sacco sulle spalle e io: Corrado, facciamo un'intervista. E lui mi guarda e fa: no, ti prego, quello mi ha massacrato, devo andare a dormire. C'era la faccia stanca che non gliela faceva più proprio. No, un aneddoto meraviglioso su Corradini è questo. Che poiché lo chiamavano Corrado, una delle prime volte, delle prime partite giocate a San Paolo, improvvisamente compare in piedi dietro la curva Ferraino, e la curva comincia a urlare Corrado, e Corradini interpretò questa cosa pensando che stesse inneggiando a lui e cominciò a già idolo. Si pensava di essere stato già l'idolo della folla. Fulvio, venendo prima poi di salutarci anche alla prossima partita, quella con l'Udinese, Udinese-Napoli è stata l'ultima partita di campionato di Carlo Ancelotti, è stata anche una delle partite, parere personale, penso forse la peggiore per prestazione vista quest'anno, insieme a quella con il Genoa, dove per poco anche non la si perdeva. 19 19 giornate dopo, il Napoli di Gattuso quanto è cambiato, quanto ha migliorato e soprattutto quanto aumenta il rammarico nel vedere la vetta del campionato, nel pensare che questa squadra aveva tutto, davvero tutto, come spesso dice anche Umberto, per lottare fino in fondo con la Juventus. Questa cosa è pazzesca, è stata una stagione più che sfortunata, iniziata con la duo di Koulibaly, con degli arbitraggi che sicuramente non hanno favorito il Napoli, e con il modo slegato in cui veniva gestito questo gruppo di uomini, che nel momento in cui si è ricompattato ha cominciato a dare risultati. Quindi
visto che le prime continuano a rallentare, il rammarico è tantissimo. Volevo ricordare anch'io due partite, se mi consentite, perché io sono rimasto al 2018, che è la partita prima di Juventus-Napoli, se non sbaglio, il 4-2, il Napoli perdeva 2-1, gol di testa di Albiol, 2-2, dopodiché con i gol di Milik e di Tonelli. Vinta un po' di nervi lì. Sì, ma quella era una squadra che vinceva anche di nervi. E poi un ricordo così proprio, e questo mi rivolgo a Chiariello, che probabilmente era in tribuna stampa e quindi coperto. Io mi ricordo un acquazzone, forse era un 4-3, ma un acquazzone, forse io ero uno degli istinti, la più grande anacquata della mia vita che mi sono fatto. Sono tornai a casa che ero bagnato, fradicio. In che anno? Se non so se l'85 e il 4-3 o addirittura è una seconda giornata d'estate che eravamo in maglietta e ci presentammo allo stadio, chiaramente faceva caldo, tra il primo e il secondo tempo cambiò il tempo e mi ricordo questa. Mi è stimolato altri due di conti velocissimi. Uno è il Napoli, che a cui avevo già suonato le campane a morto, appena tornato in Serie A nella gestione di Laurentiis per la prima volta 2007 con Eddie Rea in panchina, perde a San Paolo col Cagliari di Giampaolo 1-0, 2-1, 2-0, non dico, insomma perde in casa, segna Mazzi, me lo ricordo, col Cagliari, ma si vede subito un grande Hamsik la prima giornata di campionato, il talento 19 anni, e si è già detto questo Napoli lotta per la recessione, una squadraccia fatta male, Marino sulla graticola, va Udine, vince 5-0 ed esplode Lavezzi. E un altro ricordo riguarda Maradona. Tutti dicono che Maradona ha fatto il gol di mano all'Inghilterra. Pochi sanno che Maradona con la mano ci ha giocato tante volte. Un'altra con la Sampdoria di pugno in tuffo che non se ne accorse nessuno. Ma fu anche Maradona l'artefice della fine della carriera di Zico in Italia. Perché a Udine con la mano parò sulla linea un gol fatto. Zico si imbufa lì, fu squalificato lungo e se andò in Brasile non tornò più. E che disse a Maradona che era un disonesto. Sì. Lo ricordo anche questo, sì. Fulvio, per salutarci. Io credo che dopo il famoso ritiro, sempre nel periodo di Maradona, il famoso ritiro fatto a Vietri sul Mare, quando la squadra si ricompattò, la partita successiva del Napoli battette l'Udinese. Sì. Stai parlando dell'anno di Marchesi 84-85. Sì. Natale 84. Anche se è una squadra che ci ha dato anche tanti dispiaceri, però l'Udinese attuale sta raggiungendo una tranquilla salvezza, nonostante fosse la squadra, una squadra forse tra le più deboli sulla carta. Vi assicuro che il mio amico Luca Gotti, che è stato secondo, lo scorso è stato secondo per anni con Donadoni a Parma, a Bologna, ma poi l'anno scorso con Zola e Sarri ha condotto il Chelsea a traguardi importanti. E neanche lo voleva fare l'allenatore dell'Udinese, Fulvio? No, tanto è vero che lì ha un anno di contratto solo, e tra l'altro perché non era convinto quando fu chiamato a giugno, a luglio io ci ho parlato, e decise di fare un anno di contratto e si è trovato improvvisamente a poter dimostrare quelle doti che da anni il calcio stava aspettando in lui, perché lui è un uomo molto navigato nel mondo del calcio e aveva stentato come all'inizio della sua carriera, nonostante fosse ritenuto un predestinato. Invece poi la casualità ha voluto che la squadra si sia stretta intorno a lui dopo il licenziamento del primo allenatore, e lui si è trovato oggi a condurre e probabilmente oggi non ricordo ma era Tudor il precedente. Sì, era Tudor. Potrebbe essere uno dei come panchine, potrebbe essere un nuovo mercato quest'anno.
Grazie mille Fulvio, come sempre, per averci fatto compagnia anche con i tuoi gusti musicali. Io personalmente sto continuando a prendere appunti, quindi sabato prossimo provo a farmi trovare preparato. Come dici, Umberto? Gattuso, Rocket Man, Giordano, chi è? The Invisible Man, chi è? Al momento sì, al momento sì, la passiamo così. Grazie mille Fulvio, come sempre. Un abbraccio a voi, buon sabato e buona domenica. Mettila Invisible Man, che simpaticissimo. Casomai dopo cerchiamo di metterla. Io intanto chiamo un po' lo stop and go, perché tra un po' torniamo poi con tutto il resto dei nostri ospiti. Che riprende per trattare, Umberto, uno di quei temi che soltanto in tempi di coronavirus possono venire fuori. Oggi sulle colonne dell'edizione odierna del Fatto Quotidiano si raccontava un po' delle storie tese che stanno ormai nascendo, continuando, sviluppandosi tra il Napoli, quindi la figura di Aurelio De Laurentiis, e poi in questo momento Sky, quindi per quello che può riguardare la guerra ai diritti TV, le TV private, eccetera eccetera. E addirittura è uno di quei litigi, una di quelle tensioni che sta portando anche i telecronisti di Sky a disertare quelle che sono le tribune stampa del Napoli. Chi ha curato questo reportage per il Fatto Quotidiano? Il collega apprezzatissimo Lorenzo Vendetti Demiale, a cui do il buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Per farci spiegare, Lorenzo, in parole povere, proprio quello che sta accadendo, perché è stata una di quelle notizie che si leggono veramente con vorace curiosità, perché sono veramente storie, notizie che vengono fuori solo in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo. Sì, allora andiamo un po' con ordine, cioè nel senso, prima di dire i giornalisti disertano lo stadio per ripicca nei confronti De Laurentiis, andiamo con ordine, nel senso, noi abbiamo scoperto, ci siamo accorti di questa curiosità, cioè che in occasione di una partita, ovvero Napoli-Spal, e che poi di nuovo succederà domani per Napoli-Udinese, i giornalisti di Sky non andranno al San Paolo, si faranno la telecronaca da casa. Ed è ovviamente una stranezza, perché in Serie A questo non succede mai, cioè può succedere su piccoli campi, la telecronaca da tubo si fa per piccole reti, per le partite di Serie C magari a volte, però per la Serie A Sky, che è un colosso, non lo ha mai fatto, cioè i suoi inviati li manda sempre a bordo campo, e diciamo, è anche stata la sua forza quella di Sky, offrire sempre un prodotto di grande qualità, mentre la telecronaca da tubo inevitabilmente perde qualcosa. E allora ci siamo chiesti il perché, e perché proprio a Napoli, visto che poi questa cosa succederà soltanto al San Paolo ed è successo in un paio di occasioni anche per il Brescia. Quindi diciamo, di qui la curiosità, di qui la stranezza, e poi è evidente che è facile fare 2+2, nel senso, se si pensa che poi soltanto poche settimane fa, ma nemmeno, perché poi la questione è ancora d'attualità, è proprio di questi giorni, la lite sui soldi dei diritti TV, il mancato pagamento da parte di Sky e la minaccia di De Laurentiis di staccare il segnale, allora uno, diciamo, è portato a fare 2+2 e a collegare questa evidente stranezza di non mandare i telecronisti più in trasferta, come, non saprei come definirlo, uno sgarbo, una mancanza di rispetto, una ripicca, diciamo, scegliete voi la parola che vi piace di più. Umberto. Capito, ma io penso che sia soltanto il servizio alla fine, perché o si stacca il segnale perché non hanno pagato, o si fa il servizio completo. Cosa serve questa anomalia? Lorenzo. Sì, il segnale in realtà lo vuole staccare. In cui Sky che vuole stare ben felice di continuare a trasmettere le partite, e De Laurentiis che per il mancato pagamento dell'ultima rata, cioè là c'è un contratto, c'è una questione molto molto complessa, perché il contratto, diciamo, lo tutela chiaramente la società della Lega Calcio. D'altra parte Sky, almeno su questo io mi sento di spezzare una lancia in favore della TV, diciamo, non ha tutti i torti nel dire che effettivamente non è come se nulla fosse successo, cioè non basta tanto per giocare, non basta giocare tanto per giocare per dire che la Serie A è ripresa. La Serie A di oggi che noi guardiamo evidentemente non è la stessa Serie A che guardavamo prima del coronavirus, è molto meno divertente. Noi abbiamo anche scoperto, è stata un'altra inchiesta che abbiamo fatto sul Fatto Quotidiano, che gli ascolti sono crollati, e quindi qui la questione: Sky non ha pagato, De Laurentiis è per più combattivi
nel far valere i diritti della Lega sul Parlamento, guarda caso proprio in queste settimane i giornalisti di, diciamo, Sky ha deciso di risparmiare sulle trasferte, ma solo sulle trasferte a Napoli, perché poi ci risulta che nel resto d'Italia le fa. E la stranezza un po' è questa, cioè, nel senso, senza parlare magari, senza usare termini troppo forti come diserzione o boicottaggio, ecco, quello che sono convinto è che una cosa del genere non so se sarebbe successa alla Juventus. Ecco, questa è un po' l'idea che ho, cioè, ecco, per fare un esempio a caso, non so se Sky, diciamo, avrebbe detto: ma facciamo più telecronaca, non mettiamo più giornalisti a caso della Juventus. Cioè, questa, diciamo, è l'idea che mi sono fatto di questa storia. Per chiudere, Lorenzo, vai Umberto, poi un'ultimissima con Lorenzo. La Sky alla Juve non lo può proprio fare, perché Sky è fornitore della Juve oltre che cliente. C'è una commistione tra i due. La Juve paga i diritti televisivi alla Lega Calcio, ho detto sciocchezza, Sky paga i diritti televisivi alla Lega Calcio e quindi anche alla Juve. Ma la Juve si fornisce di Sky e di servizi televisivi. Sky è fornitore Juve, quindi Sky non può non fare tutto quello che c'è da fare alla Juve, mentre il Napoli si autoproduce e non ha affidato a Sky la produzione, se la fa in proprio. Quindi il rapporto tra i due è commercialmente libero. Quindi questo è un po' il punto tra Sky e la Juventus. Lorenzo, invece, per chiudere ti volevo chiedere, ovviamente, quali sono adesso i possibili scenari, i possibili sviluppi. Ieri la team ha un po' smentito quella che era l'ipotesi di un altro importantissimo portale come Milano e Finanza, di un De Laurentiis voglioso di creare un canale a sé stante attraverso la piattaforma Team Vision. Ti aspetti colpi di scena, colpi di teatro, soprattutto quando uno come De Laurentiis è di scena? Sì, di idee ce ne sono tante, cioè qui c'è un problema grosso, enorme, quello della crisi del mercato tradizionale della TV. Siamo probabilmente di fronte alla fine di un'epoca che sta finendo, i presidenti come al solito se ne sono accorti tardi. Il meccanismo, diciamo, delle pay TV che ha garantito la Serie A per oltre un decennio, per quasi un ventennio possiamo dire, è arrivato alla fine. Bisogna trovare un'alternativa, e sulle alternative, come al solito, non ci sono idee poche, confuse, ci sono interessi discordanti, e io ho la sensazione che questa volta la Serie A rischia grosso, cioè, nel senso che se l'idea è continuare a andare avanti il carrozzone con il famoso miliardo di diritti TV, bisogna inventarsi qualcosa perché questo miliardo ci sia tra un anno, perché, diciamo, Sky non so se lo garantirà ancora, DAZN, diciamo, ha tutti i problemi che abbiamo raccontato negli ultimi 3 anni, questo sistema sta finendo e non si vede ancora chiaramente un progetto alternativo. Per di qui l'idea, cioè anche qui anche la volontà di De Laurentiis di lanciare nuove idee, nuove proposte, per cui le nuove proposte vanno articolate e soprattutto bisogna mettersi d'accordo, cosa che la Serie A sembra incapace di fare in maniera cronica. Perfetto, grazie mille Lorenzo per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Appuntamento alla prossima con Lorenzo Vendemiale del Fatto Quotidiano. Stop and go e torniamo. Che riprende puntando le luci, i fari, su quello che Umberto penso avrai letto sull'edizione odierna di Repubblica, di quello che è il fascicolo che in questo momento ha aperto la Procura di Roma su una vicenda che risale su una partita di Serie C di fine gennaio, che riguarda, provo a farla molto molto breve, dei flussi anomali di scommesse. Praticamente cosa è successo? Che c'è stato un eccesso di puntate su una partita e sul risultato di una gara completamente ininfluente sia per le alte gerarchie della Serie C, quindi una partita veramente di ordinaria amministrazione, dove però questi flussi anomali stavano confluendo su un risultato completamente diverso da quello che in realtà stava maturando in campo. Adesso cosa è successo? Che in Serie C sappiamo che non è prevista la presenza del quarto uomo che può sostituire il direttore di gara in caso di infortunio, e quindi se l'arbitro si ferma la partita è sospesa. E quindi cosa è successo? Colpo di scena
l'arbitro si infortuna pochi minuti dalla fine, a una decina di minuti dalla fine, il risultato finale va praticamente riscritto in un'altra partita, in un altro appuntamento, e quindi vengono interrotte le scommesse che aveva puntato su un risultato diverso da quello che stava maturando in campo, ha potuto recuperare la propria somma, e poi da quanto si apprende dalle colonne di Repubblica questo arbitro non era nuovo tra virgolette a cose del genere. Cosa voglio dire? Magari qualche espulsione un po' più chirurgica, addirittura aveva una media tra Serie C e campionato primavera di 2 rigori a partita. Tanti piccoli sospetti che hanno portato la Procura di Roma a riaprire un fascicolo. Calcio scommesse purtroppo non è una pagina nuova, una pagina vergine nel nostro campionato, nel nostro calcio, però mai, caro Umberto, si era assistito a quella che è comunque il coinvolgimento di un direttore di gara. Io chiedo a Marco Giordano, abbiamo con noi Guido Clemente di San Luca, professore e amico di questa trasmissione, che con le questioni arbitrali, caro Umberto, c'entra sempre tanto, lui che tanto si batte per la legittimità del regolamento del gioco del calcio. Buongiorno. Buongiorno, parlate con me o per Umberto la chiamata? C'è anche Umberto, con noi c'è anche il nostro direttore Umberto Chiariello. Perfetto. Guido, ti chiedo subito, siamo di fronte ad una nuova piccola calciopoli? Cosa sta succedendo in Serie C? Cioè, io non sono in grado di esprimermi, ho letto velocemente l'articolo che tu mi hai inviato perché non avevo tempo di comprare Pubblica stamattina. Siamo di fronte all'ennesimo episodio di malcostume, magari anche di vero e proprio, se sarà dimostrato, di vera e propria delinquenza. Queste sono tutte cose che diciamo intersecano l'intera società civile, non sono soltanto il pallone, è dappertutto. Io, la mia battaglia, queste non sono cose di legittimità, queste sono cose di liceità, è una cosa ben diversa, e io continuo a fare questo discorso siccome noi dobbiamo ragionare immaginando che non c'è illecito. Dobbiamo fare di tutto affinché le decisioni siano legittime, cioè corrispondano alle norme. Poi se tu lo fai perché sei un farabutto, che sei corrotto, che ti lasci pagare, che fai parte del sistema del calcio scommesse, questi sono reati, quindi stiamo parlando di illecito. Io non, diciamo, tutto questo non spetta a uno che ragiona a stabilirlo. Uno che ragiona si può insospettire, se vede sistematicamente illegittimità, a un certo punto può dire ma qua gatta ci cova, insomma, no? E quindi diventa sospetto. Però ci vogliono gli strumenti di indagine come quelli che sono in atto adesso dalla Procura di Roma, se ho capito bene da questa vicenda, che evidentemente qualcuno ha denunciato e qualche giudice si è reso conto che forse c'erano gli estremi per approfondire e si è aperto un'inchiesta. Ecco, allora quando noi abbiamo detto di fronte a tutta una serie di episodi di evidenti illegittimità sulle quali noi non possiamo esprimere alcun altro parere che non sia quello di verifica della non applicazione corretta della regola, dopodiché poi le ragioni, e quindi entriamo nel vasto campo del diritto penale, sono le più diverse, ma non tocca a uno, diciamo, che fa un lavoro intellettuale, che osserva e studia e commenta. Questo è il punto, siamo alle solite. Io non mi meraviglio più di tanto, voglio dire, succede questo dappertutto, qualunque sia spaccato della società civile. Purtroppo c'è un degrado medio terribile. Io purtroppo, se dovessi fare una riflessione più generale, la farei con riguardo al rischio che avemmo nel 1922, quando si affermò il fascismo e abbiamo perso la libertà in questo paese. Bisognerebbe ripercorrere un po' di storia. Tutto fu dovuto al fatto che lo Stato liberale prefascista aveva ormai corroso dalla corruzione l'impalcatura istituzionale e fu facilissimo per 200 facinorosi prendersi tutto in mano. Allora, quando il livello di corruzione, cioè l'abuso della libertà, diceva Aldo Moro, questo paese non si salverà se alla stagione dei diritti non seguirà la stagione dei doveri, noi continuiamo a vivere sempre a discutere di diritti, 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 e dei doveri parliamo pochissimo e ci si comporta sempre peggio, diciamo, non sapendo apprezzare la libertà di cui godiamo. Il rischio quando si abusa della libertà, perché i comportamenti diventano sempre più illeciti, è che a un certo punto ci si trova di fronte a una deriva autoritaria, totalitaria. Quello è il vero rischio. E ne abbiamo tantissimi sentori in giro. Dipende dal fatto che abbiamo... Sì, però Guido, aspetta, ti interrompo un attimo e poi voglio coinvolgere immediatamente Umberto su questa questione, perché... Tu qua stai sollevando, Umberto, qui il grido d'allarme di Guido
io non so, merita di essere ascoltato, non ce ne deve fregare niente di quello che sta dicendo Guido, Umberto. Che vuoi fare? Cioè, ho capito, però se ci sono gli estremi per far entrare in gioco la procura di Roma, tu c'hai un figlio che gioca a calcio, qua si scommetteva sulle partite del campionato primavera e c'erano arbitri che potevano manipolare, uno sicuro a questo punto, che poteva manipolare partite di ragazzi di 17-18 anni. E qua è grave la questione, non è una roba che sulla quale possiamo scherzare. Capito, non certo siamo noi che possiamo intervenire se non abbiamo prove o documenti da portare in Procura della Repubblica. Noi possiamo soltanto o avviare un'inchiesta se abbiamo capacità di farla o di esporre il problema a livello giornalistico in modo da portarlo nelle case delle persone. Io penso che la corruzione, il malaffare sarà sempre, l'ambirà sempre il mondo dello sport, perché lo sport non è avulso dalla società civile. Bisogna sempre avere alti contropoteri istituzionali, bisogna sempre distinguere tra gli organi, come nella democrazia ci sono legislazione, amministrazione, eccetera. Io quando vedo che gli arbitri stanno sotto la federazione, per me è un'aberrazione. L'organo giudicante non può essere mai sotto l'organo deliberante. Quindi ribadisco il concetto, ci dovrebbero essere dei pesi e contrappesi molto forti e dei controlli sempre molto attenti, perché non bisogna mai abbassare la guardia, perché la società civile cosiddetta, che poi spesso civile non è, interviene lorda e sporca per interessi economici il mondo dello sport, con le scommesse generalizzate alla DIA, a qualsiasi il campo alla qualunque. Allora, Guido, c'è l'aberrazione della quale parla Umberto? È un'aberrazione quella che il potere esecutivo sia sottoposto al potere legislativo nel calcio? Allora, diciamo una cosa, non per fare il professorino di provincia. Allora, io non sono convinto che gli arbitri non sono dei giudici, ma sono dei funzionari di polizia amministrativa. Ciò non di meno è fuori discussione quello che dice Umberto. La separazione dei poteri è un principio cardine dello Stato di diritto. È fondamentale che chi si occupa di fare le regole poi non deve, diciamo, avere commistioni con chi le deve far applicare. L'arbitro, più che essere un giudice, è come se fosse un vigile urbano, diciamo, è uno che deve far rispettare le regole in campo. Nel momento in cui la pubblica amministrazione, usando la metafora che usava Umberto un attimo fa, rimane soggiogata dal potere politico, si perde il principio di separazione dei poteri, non di meno del potere giurisdizionale. E piuttosto i giudici sportivi, quelli sì dovrebbero essere invece terzi, perché quelli sì sono il potere giurisdizionale dell'ordinamento sportivo. Se queste cose le stiamo dicendo da una vita, naturalmente predichiamo nel deserto, così come tutta la vicenda del VAR. Il VAR è uno strumento di moralizzazione straordinario, ma se poi dopo viene applicato come è stato applicato per esempio l'altra sera in Inter Spal, voglio capire com'è possibile. Però Guido, perdonami, tornando al discorso della Serie C, è lì anche un po' più semplice andare a corrompere eventuali parti. Noi adesso non abbiamo nessuna prova, però possiamo fare una cronaca nuda e cruda e lanciarci quello che è un ragionamento di scenario. Nel momento in cui il sistema C... Ma facciamo le scommesse sul torneo intersociale? Venite da me, me venghie ecco. Umberto, scommettiamo sulle partite, che tanto perde sempre. È un venduto, perché se tu ti vendi le partite, il papà di Montano che ti gioca in porta partecipa con io, te. A questo punto chiedo torta. a casa, mi faccio due torta, domande. Ma la torta me la mangio io, perché la fa Montano, la fa buona. Guido, il papà di Alessandro Montano ti ha mai portato una torta delle sue? Non ha portato una volta, credo per un non mi ricordo se era un compleanno, ha portato una serie di pasticcini, ma non una cosa frutto della sua opera manifatturiera. Delle torte straordinarie. Si vede che non ti vuole ancora così bene quanto ce ne vuole a noi. Questa notizia capiterà. Diciamo, fuori di Covid, a settembre gli imporremo di fare una festicciola nello spogliatoio con sua torta. Riferirò appena sarò di ritorno. Meraviglioso. Guido, io ti volevo salutare ovviamente con quello che è pronostico, sensazione in vista di domani, 19 giornate dopo quell'Udinese-Napoli, ultima partita di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli per quanto riguarda la Serie A, quanto è cambiata questa squadra, quanto ti fa piacere
come sia cambiata questa squadra. La partita vista sulla nave di Guido Clemente di San Luca. Io mi sono espresso, diciamo, sia pur, diciamo, garbatamente, ma in maniera chiarissima, sin da, diciamo, dalla fine del campionato scorso, insomma, io l'avevo detto con garbo, polemizzando da lontano con quelli del napolista, eccetera, eccetera. Una squadra imbelle, senza anima, senza identità, non poteva che avere purtroppo il destino che ha avuto. E io ho voluto bene ad Ancelotti come ho voluto bene a Benitez, perché chiunque verso la casa a Cazzurri per me diventa oggetto d'amore. Ciò non di meno, però, io non perdo la lucidità e la capacità di esprimere il giudizio critico su quello che vedo. Abbiamo perduto identità, abbiamo perduto anima proprio. Adesso con Gattuso l'abbiamo riconquistata, e come? E infatti sono, purtroppo io domani sera sarò sulla nave, quindi non potrò vedere, cose che mi capitano proprio veramente sulla punta delle dita si contano, le partite del Napoli. Credo di non riuscire a vederlo con l'iPad sulla nave, quindi mi perderò Napoli-Udinese, ma sono convinto che domani sera un Napoli scende in campo con coltello in mezzo ai denti. Ecco. Umberto, contattiamo allora il governo greco oppure chi di dovere, no, in questo caso, aumentiamo la copertura del segnale dell'iPad di Guido Clemente. Non ho dubbi che sarà cominciata la sua guerra con la gendarmeria greca, sì. L'anno scorso ha fatto le cose da pazzi. No, purtroppo sono uscito soccombente, siccome sono un animo pio, il mio ritorno in Italia, nonostante fosse stato ricco di minacce, dice, mo che torno ve la faccio vedere io, vi denuncio, poi io babbaio, non mordo, sono sceso a miti così, e anzi ho comprato, siccome il capo della capitaneria di Porto del posto dove vado io è tifoso dell'Inter, sono andato alla Nike a comprare una maglietta originale dell'Inter per portargliela in regalo. Dirlo poco che animo fesso che c'ho io. Che colomba di pace in questo senso. Guido, come sempre, grazie per farci compagnia in diretta. Grazie a voi. Forza Napoli, sempre. Sempre, sempre. E se è così, e se succede quello che io mi sogno, il 9 vi telefono io, dall'isola vi telefono. Ce lo speriamo, incrociamo le dita, Guido, facciamo il nodo al fazzoletto e incrociamo le dita. Grazie di nuovo. Un abbraccio a voi, a presto. Grazie veramente a Guido Clemente di San Luca. Umberto, sei pronto per il tuo edito Napoli? Sei pronto? E allora andiamo con l'edito Napoli. L'edito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. De Paul a San Paolo è l'occasione per vedere all'opera il gioiello principale dell'Udinese, che annovera anche Musso, Lasagna, Fofanà tra coloro che sono in vetrina. Ma De Paul è il gioiello più puro, Rodrigo De Paul, che a me piace tantissimo, e che se Napoli dovesse sacrificare uno dei due, Zielinski o Fabian Ruiz, mi sembrerebbe il sostituto ideale, perché per me forse è anche più forte di questi due per continuità e qualità tecniche. Certo, Fabian Ruiz può diventare un gioiello luminoso, ma tanto quando lo diventerà non sarà più del Napoli, perché io credo che la sua parabola finisca l'anno prossimo al massimo in azzurro, quindi tanto vale che si arriva all'offerta giusta poterlo dar via e prendere De Paul. Non nulla contro Fabian Ruiz, ritengo un giocatore potenzialmente fortissimo che ancora non ha espresso tutte le sue capacità, però sinceramente io per Rodrigo De Paul stravedo letteralmente. E Napoli sta pensando a un sesto centrocampista per sostituire Haaland, ma ancora non si è capito Haaland che fine farà. Certo, il Chessy, visto chi si Chessy, chiamato come volete, in questi ultimi tempi è un giocatore che sembra tornato ai tempi tarantini e anche meglio. Quello che si era visto al Milan non mi piaceva per niente fino a ieri. Quello che ho visto nelle ultime tre partite è un giocatore impressionante. Allora bisogna capire questo giocatore double fast qual è la sua vera identità, perché piace tantissimo a Rino Gattuso, ma temo che la sua esplosione lo blocchi al Milan. Insomma, molti movimenti di mercato, ma occhio al campo, perché il Napoli non può mollare e con l'Udinese bisogna prendersi i tre punti. Questo è il tuo editoriale, Umberto. Ti voglio un attimo punzecchiare su una cosa, perché sui social si è un po' scatenata quella che è la questione Osimhen. Non ti cito neanche il fatto che il secondo nome di Victor Osimhen sia James, quindi James, riconducibile un po' a quello che è stato il tormentone dello scorso anno, però ti voglio citare quello che è un senso comune di tanti tifosi del Napoli, che dinanzi ad una spesa del genere direbbero forse 60 milioni sarebbe
sarebbero da investire più su un altro reparto. Ti giro questa domanda e la giro anche al nostro prossimo ospite, amico di questa trasmissione, firma illustre del nostro giornalismo, Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport. Buongiorno Mimmo. Mimmo, chiedeva a Umberto, 60 milioni da spendere sul mercato del Napoli, davvero si spendono così senza batter ciglio su Osimhen, o magari tu li avresti investiti in un altro reparto? Senza batter ciglio mi sembra un po' troppo, io credo invece che questo sia un investimento mirato, voglio dire, avendo il Napoli non avendo il Napoli anzi un attaccante di ruolo centravanti, è chiaro che tende ad investire su un giovane che ha già dimostrato di avere delle qualità e quindi di poter, diciamo, se potesse aspetti di essere pronto nonostante sia giovane. È un giocatore che vale obiettivamente, anche se possiamo dire fin qui ha avuto modo di giocare nella Liga, che è un campionato per quanto importante, ma sicuramente non è pieno rispetto alla nostra Serie A. Quindi bisognerebbe capire anche questo giocatore in prospettiva che cosa potrà dare, che cosa potrà essere il suo ambientamento. Io direi che oggi investire 60 milioni per un attaccante può essere anche una cifra, diciamo, neanche eccessiva, considerando le cifre del mercato, con gli attaccanti di grande spessore, parliamo di 150-200 milioni, lo stesso Benzema, per esempio, che abbiamo una certa età, si va oltre 100 milioni, quindi un giovane di 21 anni come Osimhen, che ha in prospettiva un futuro tutto suo, può anche essere considerato. Umberto, sei d'accordo con Mimmo? Abbastanza, anche se devo dire che la linea mi è stata un po' disturbata, ma penso di aver compreso il pensiero. Io faccio fatica a credere che a Napoli però arrivi un Petagna come semplice comprimario o chi entri in qualche scambio. Io credo che sia un giocatore assolutamente sottovalutato, l'ho analizzato l'altra sera molto bene nella debacle della Samp e della Spalle, che ormai le prende da tutti perché ha mollato completamente, e dall'Inter ne ha prese 4. L'unico che veramente mi ha impressionato è stato Petagna, che ha colpito una traversa e ha fatto un tiro eccezionale nel secondo tempo, finito fuori di poco. È un calciatore che è una squadraccia, perché tale è la Spal di quest'anno, e l'anno scorso si è salvata a stento, ha fatto 27 gol in 2 anni, compresi il lockdown. E io lo ritengo un attaccante forte, che potrebbe invece rivelarsi utilissimo. Il Napoli sta cercando un attaccante boom, però in casa c'è Mertens e Petagna, che secondo me sono due che in una stagione ti garantiscono quei 25 gol minimo solo in campionato, tutti e due. Poi arriva Umberto, uno, ti fa 20 gol. Prego Mimmo. No, volevo dire a Umberto che comunque noi quest'anno il Napoli ha avuto 3 attaccanti, cioè ha avuto Mertens, ha avuto Milik, ha avuto Llorente, che anche se poi non è stato più utilizzato. 3 Llorente sono 12 e 10 Milik 22 finora. Sì, no. No, ma io non dico, cioè voglio dire, non stavo facendo un conteggio in base alle reti, diciamo comunque il Napoli ha avuto 3 attaccanti, e se l'anno prossimo, cioè se per la prossima stagione dovrebbe esserci anche Osimhen, parleremo di Mertens, Osimhen e Petagna. Ecco, quindi comunque. Però Mimmo, ad onore del vero, era la costruzione di Carlo Ancelotti, che giocava comunque con 2 centravanti lì davanti, comunque con 2 attaccanti presenti. Aveva bisogno di un attaccante in più, ma comunque bisogna avere 3 attaccanti. Ha ragione Mimmo che gli attaccanti devono essere per forza 3. Vedi la Lazio, nel momento in cui ha avuto Caseido squalificato, Immobile squalificato, si è trovato senza attaccante.
Mimmo, ti piace Petagna? Perché poi lui è uno di quegli attaccanti che sa far giocare bene anche gli altri compagni di reparto, è uno che è tecnicamente molto molto bravo ed eccelle poi in un fondamentale in cui Milik ultimamente sta un po' latitando, ovvero nel far salire la squadra, fare un po' il centravanti boa. Ecco, vedi, avrei usato tu l'espressione, ormai quando si parla di un attaccante fisico che ha anche buone capacità nella gestione della palla, si dice sempre che è un forte attaccante e aiuta la squadra a salire, perché questo ruolo qua, io ricordo, forse Umberto ricorderà, non tu Alessandro, allora non si diceva così, ma c'erano attaccanti come Graziani, per esempio, che spesso e volentieri faceva questo tipo di gioco, ma non voglio scomodare, per carità, quelli del passato, però oggi questa figura è sicuramente una, come dire, quasi essenziale nel gioco moderno, soprattutto quando tu giochi anche Gattuso, per esempio, che ti lascia la punta offensiva e magari quando gli dai la palla ti dà la possibilità di far risalire la squadra con 4-1-4-1. Però la mia idea è che Petagna sicuramente è un buon attaccante, però certo dovremmo anche chiarire e capire che cosa dovrà fare il Napoli da grande, cioè se dovrà lottare per vincere o per essere solo competitivo per i primi 4-5 posti. Allora, se ragioniamo in questo senso, va bene anche Petagna, ma diversamente credo che, non so tu cosa ne pensi. Beh, sarà la ultima per Mimmo, che siamo in chiusura. Questa domanda non ha più senso, è una domanda superata. È una domanda superata dai fatti, perché il Napoli l'anno scorso ha speso 50 milioni per Lozano per vincere lo scudetto, e si è parlato di scudetto, il suo allenatore ha parlato di scudetto, io ho un tweet conservato dove ha detto a inizio di settembre noi lotteremo per lo scudetto, poi toppa, ma io mi ricordo bene, toppa l'allenatore la stagione, è colpa dell'allenatore, poi che qua la vogliamo mettere in caciara, vogliamo coinvolgere tutti in correità, tutti colpevoli, nessun colpevole, poi è ovvio che quando si fallisce non è che uno è colpevole al 100% e gli altri zero, ci sono delle corresponsabilità della società, di De Laurentiis che chiama quei due marchettari, ci sta che la squadra che non deve ammutinarsi, tutto quello che vuoi, ma la stagione l'ha toppata l'allenatore. Il Napoli l'anno scorso il tentativo del salto di qualità l'ha fatto, ha speso 50 milioni, adesso lo sta facendo perché ha messo 60 milioni sul piatto per un centravanti che può diventare come Haaland, cioè un crack di mercato. Poi la ciambella deve uscire col buco, tocca alla squadra, all'allenatore tramutare in campo queste aspettative societarie. Ma se De Laurentiis non volesse competere per lo scudetto, perché nessuno ha capito che lui ha alzato il tiro, lui l'ha alzato il tiro, se volesse si accontenterebbe di fare il tranquillo cabotaggio Mertens, Petagna, ci aggiunge un giovane e un anziano come terzo attaccante, la squadra c'è, questa squadra a memoria arriva in Champions League senza i casini che ha fatto Ancelotti. Certo. Quindi il tiro il Napoli lo sta già alzando, ora sta in campo a tramutarlo in risultati. Mimmo, in 30 secondi così poi ti salutiamo. No, volevo solo lanciarvi una domanda, così lunedì sicuramente potete anche discutere se vi va. Con te, ma ovviamente, chiedo, in diretta, volentieri, ma io chiedo al maestro Umberto, ma secondo lui un Napoli che si dovesse trovare per la prossima stagione senza Koulibaly, senza Alan, senza Gagliacomo, senza Milik, quello che ti chiedo Umberto, ma secondo te con gli acquisti che sono stati fatti finora il Napoli si è rinforzato o si è indebolito? Se vuoi ti dico subito la mia. La mia è che ho meno di 30 secondi per chiudere. La domanda è come quella di prima, è fuori tempo, sai perché? Perché noi quest'anno abbiamo giocato il giorno di ritorno senza Allan, senza Koulibaly, Milik a mezzo servizio e Callejon che ha fatto malissimo perché aveva la testa altrove. Se tu vedi il Napoli il giorno di ritorno, Koulibaly è come se fosse stato già ceduto, Allan uguale.
Il Napoli due anni fa erano perni, sì. Nel Napoli di Gattuso non ci sono questi signori. Ecco, Umberto, ringraziamo anche Mimmo che ci lascia con questo interrogativo, ma che ritroveremo lunedì più o meno verso la stessa ora per riprendere più, però, il discorso con la speranza di 3 punti in più. Grazie mille Mimmo. Ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao. Buon lavoro a Mimmo Amalfitano della Gazzetta dello Sport. Buon lavoro anche a te Umberto, grazie mille per, come sempre, per illuminare le nostre 2 ore di trasmissione. 5 secondi per un voto alla regia di Marco Giordano. Ma sempre 4. Ma non massimo, ti permettere, proprio. Va bene. Ma Marco 4 meno. Ciao, ciao, ci sentiamo noi quanto invece per quanto riguarda appunto uno Sport Show lunedì. Io vi lascio al pomeriggio in musica di Radio Punto Nuovo e ci troverete lunedì dalle 13 alle 15.